Io saluto subito il senatore Matteo Renzi, Italia Viva. Buonasera senatore, bentornato a Zapping. Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori. Allora, è in corso questo atteso vertice europeo che dovrebbe, tra le altre cose, trovare il bandolo della matassa per i cosiddetti top jobs della Unione Europea, i vertici della Commissione, del Consiglio, insomma le cariche più importanti che riguardano il funzionamento dell'Unione Europea. Ieri Giorgio Meloni alla Camera ha detto che l'Italia è vittima di una sorta di convenzio ad excludendum, che le elite europee non hanno visto, non hanno ascoltato quello che gli elettori hanno detto lo scorso 8 e 9 giugno e quindi riproducono vecchie formule, vecchi caminetti, e che lei a questo non vuole soggiacere. Come stanno esattamente le cose? Così l'Italia è stata messa ai margini per qualche motivo? No, l'Italia no, è che la Meloni non la invitano ai caminetti perché fa parte di un partito politico che non fa chiarezza su dove vuole stare in Europa. Allora, andiamo con ordine. Questo sistema è molto caotico? Sì. Io ho cercato durante la campagna per l'Europea di affermare un modello totalmente diverso, elezione diretta del Presidente della Commissione, Stati Uniti d'Europa. Non ce l'abbiamo fatta, non l'abbiamo perso. La Meloni ha vinto. Ora che ha vinto le elezioni, bisogna chiederle, ma tutti quelli che ti hanno votato perché le dicevi che avresti, perché dicevi loro che avresti contato in Europa? Ora, perché non racconti per una volta la verità anziché fare la vittima? La verità è che da sempre si fanno degli accordi e non è che l'Italia c'è o non c'è, ci sono i partiti europei. Il partito della Meloni in Europa non ha i numeri, allora la Meloni avrebbe una carta da giocare. Presentarsi al tavolo come leader italiana e non come leader di partito e trovare un accordo come è sempre stato. Invece lei insiste nel fare vittima, il caminetto insiste perché sostiene che il suo partito, l'ECR, adesso è il terzo gruppo al Parlamento Europeo e quindi dovrebbe di per sé pesare di più. Guardi, il tema è chi c'ha i numeri per far la maggioranza, perché diamo un'informazione, nel 2014, io allora c'ero, quindi parlo semplicemente perché c'ero, non perché sia più bravo degli altri, c'ero quella volta lì al Consiglio Europeo. Due premier molto importanti, uno torna anche adesso, si chiama Viktor Orban, il capo dell'Ungheria, e allora David Cameron, che ricorderà era il primo ministro del Regno Unito ancora facente pre-Brexit, parte dell'Europa sì. 28 pre-Brexit, decisero di non votare il pacchetto delle nomine, segnatamente di non votare Jean-Claude Juncker, che era stato designato dal PPE presidente della Commissione. Andarono avanti lo stesso perché non ci vuole l'unanimità per il Presidente della Commissione, ma la maggioranza qualificata. Allora Giorgia Meloni sa che lei non è decisiva. Io quello che farei, se fossi la Meloni, cercherei un accordo per portare a casa qualcosa per l'Italia. Il problema della Meloni è che esagera sempre. Adesso racconta, vedete, io sono più brava di tutti quelli che mi hanno preceduto, però quelli che l'hanno preceduto hanno preso come top jobs, un presidente della Commissione, un alto rappresentante, due presidenti del Parlamento Europeo, un presidente della Banca Centrale Europea. La Meloni rimane come un pugno di mosche, anziché dire ragazzi ho sbagliato, no, prende e fa la vittima. Insomma, alla fine questo atteggiamento non fa del bene alla Meloni. Però mi scusi Renzo, ho visto che anche il presidente Mattarella si è mosso, si è sentito in dovere di dire ma insomma in Europa non si può prescindere dall'Italia, stiamo attenti, è un paese fondatore, insomma sembra che le sia andato in soccorso. Che prescinda dall'Italia? Ma qualcuno secondo lei prescinda dall'Italia avrà una vicepresidenza come ha sempre avuto. La vicepresidenza l'Italia l'ha sempre avuta, l'ha avuta con Gentiloni, l'ha avuta prima con la Mogherini, l'ha avuta prima con Tajani e Frattini. La vicepresidenza agli italiani va di quando non c'ha la presidenza, come ebbe con Prodi, prende la vicepresidenza. È sempre andata così e andrà così anche stavolta. I nostri colori saranno difesi da un commissario che avrà il portafoglio di vicepresidente. Tutta questa grande manfrina è una fuffa della Meloni che non risponde alla domanda, rivoti Ursula von der Leyen, sì o no? Perché dov'è il punto eloquenza? Se tu fai tutto il tempo per 10 anni la campagna dicendo che non sopporti questa Europa e la prima volta in cui sei al tavolo del potere rivoti la stessa Ursula von der Leyen che c'era già 5 anni prima, perdi credibilità.
Io ad esempio, che pure sono europeista e non sovranista, ho detto che non avrei mai votato la conferma di Ursula von der Leyen se fossi stato in Parlamento europeo, perché Ursula von der Leyen è quella del Green Deal, perché Ursula von der Leyen è quella debole sullo Stato di diritto, perché Ursula von der Leyen ha fallito. Mi scusi, lei quindi sta consigliando a Giorgio Meloni di votare contro Ursula von der Leyen per questi motivi? No, io sto dicendo quello che avrei fatto io. Siccome Giorgia Meloni è in un cul-de-sac, perché da un lato vuol fare quella coerente e coerentissima che sta contro l'Europa, dall'altro è pienamente al tavolo europeo, deve dire la verità. Questo è quello che io ho cercato di dirle ieri in Senato, intervenendo in aula. Cara Giorgia, vuoi sostenere Ursula von der Leyen? Dillo e prendi qualcosa. La vicepresidenza per Fitto, la vicepresidenza per un altro, non glielo so dire chi ha in testa, credo Fitto, ma questo non lo sappiamo. E va benissimo, perché giustamente tocca a lei indicare il commissario. Quindi è giusto che la Meloni indichi un commissario. Non è oppure lei dice io non voglio votare la Ursula von der Leyen e voto contro. È legittimo anche questo. Quello che non è legittimo è sta pantomima che vogliono tenere fuori. Forse ha qualche difficoltà anche nella gestione degli alleati in Italia, perché da un lato ha Salvini che non voterebbe mai la von der Leyen nemmeno sotto tortura, e dall'altro c'ha Tajani che invece è un azionista di maggioranza del partito che porta la von der Leyen. Lei ha fatto un'analisi perfetta, ma allora io le dico, e allora perché deve stare a stressarci sul fatto che l'Italia non la considera nessuno? Qui non c'è nessun problema che riguarda l'Italia, c'è un problema che riguarda Giorgia Meloni, che ha vinto le elezioni, Giorgia Meloni, detta Giorgia, dicendo vado lì, datemi i voti e cambierò tutto, datemi i voti e conterò in Europa, perché io cambio l'Italia, cambio l'Europa, e si ritrova con un pugno di mosche, che va di bene, eloquenza, non c'è mica niente di male. Basta essere sinceri, onesti. Quello che è mancato nel discorso di ieri da parte della nostra Presidente del Consiglio, io gliel'ho ridetto in Senato, è la chiarezza e l'onestà intellettuale. Arriva un momento in cui tu puoi ingannare una persona sempre, o puoi ingannare tutti una volta, ma non puoi ingannare tutti sempre. E quindi il punto che riguarda Giorgia Meloni è che adesso deve dire la verità. La verità è che per le regole che ci sono, io dico purtroppo non cambiano, purtroppo non si fa gli Stati Uniti d'Europa, siccome ci sono queste regole qui, le regole sono tali che la Meloni o fa un accordo o non tocca palla, ma non si può mettere a frignare, questo è quello che le ho detto. Però quando tu c'hai la grande statista che fa la piccola fiammiferaia, c'è una contraddizione. Siccome io faccio il tipo per l'Italia, dico Giorgia, scegli una strada, vuoi fare l'accordo? Prenditi una vicepresidenza. Non puoi fare l'accordo? Prenditi quello che ti danno. Però smettila di far passare l'Italia come il problema, perché il problema non è l'Italia. Cara Giorgia, il problema è Giorgia Meloni, detta Giorgia. Però Giorgia Meloni fa un ragionamento che ha un certo appeal, diciamo. Lei dice, insomma, si è votato, tutti hanno visto che c'è stata un'ulteriore virata a destra del continente, partiti di destra, partiti sovranisti hanno trionfato in Francia, tant'è che Emmanuel Macron è stato costretto a chiedere le elezioni anticipate, l'Alternative für Deutschland si è presa mezza Germania, in altri posti i partiti tradizionali, socialisti, popolari, insomma, non sono andati in maniera brillantissima, mentre il suo partito in Italia e altri partiti di destra hanno avuto affermazioni. Tutto questo, dice lei, dice le vecchie elite europee non lo vedono, non vogliono farci conti, ignorano il messaggio che gli elettori hanno mandato. È così. Ma il messaggio che gli elettori hanno dato è un messaggio, purtroppo per come funziona l'Europa, matematico. Se questa maggioranza ha 361 membri del Parlamento europeo che votano la Ursula von der Leyen su 720, Ursula passa. Me lo dice una che in campagna elettorale ha detto non voterò mai la von der Leyen. Ma se ci sono i voti, poi bisogna vedere se ci sono, perché se in democrazia ci sono due strade, o si fa l'elezione diretta come io sogno, oppure si va al Parlamento e si fa una maggioranza. Quei politici bravi formano le maggioranze, non strillano sui social, come fa Giorgia. Allora, il problema di fondo è, avrebbe ragione la Meloni se dicesse non vogliono tener conto dei risultati se lei avesse la maggioranza. Ma anche se ha preso più parlamentari dell'altra volta, questo non le basta per bloccare, anche perché è vero che lei ha preso il 29%, ma l'altra volta Salvini aveva preso il 34%. Cioè, se lei guarda il voto di Salvini... E non è che la Lega sia stata determinante in questa legislatura. Esattamente, ma aggiunga che l'altra volta 34 più 6, perché la Meloni aveva preso il 6 e Salvini il 34,
quelle due forze anti von der Leyen avevano il 40, stavolta hanno 29 più 8, 37. Hanno fatto un ottimo risultato, ma non sufficiente a cambiare i numeri. Quello che io trovo sconvolgente è che in un momento nel quale abbiamo la guerra dappertutto, abbiamo un problema sull'artificial intelligence, abbiamo le elezioni americane, stanotte c'è il dibattito tra Trump e Biden, abbiamo una situazione complicatissima dal punto di vista della tenuta economica. Anziché parlare di questo, siamo da tre giorni anche in Parlamento a ragionare del fatto che Giorgia Meloni si lamenta dei, che cosa? Dei fantasmi, perché queste regole sono sempre state così. Allora, è forte, è una statista grande, bene, mette in minoranza la von der Leyen e trova un'altra soluzione. Gna fa perché non c'hai voti, poveretta. Mica allora, vi faccio fare un'obiezione di carattere tattico, ma diciamo ai socialisti, ai popolari, ai liberali, non converrebbe invece di fare una manovra, come dire, di conquista della Meloni, di portarla dalla loro parte, anche perché gli serve a garantirsi poi i voti segreti del Parlamento europeo. Potrebbero tentare di isolarla, lei isolarla dal suo gruppo, dai sovranisti sì, più spinti e portarla dalla loro parte. Invece che questo potrebbe succedere, ma tutta la campagna elettorale è stata Giorgia Meloni a dire mai con Macron, mai con i socialisti. Qui ragazzi, se no, veramente il mondo alla rovescia, direbbe quello. Scusi un secondo. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale in cui la Presidente del Consiglio ha detto agli italiani votate me, perché se votate me io cambio tutto in Europa. E noi dicevamo sta mentendo, gna fa, non è vero. Dopodiché noi abbiamo perso le elezioni, lei le ha vinte perché gli italiani hanno detto diamo fiducia a Meloni. Oggi sta venendo fuori la verità. Che lei ha vinto le elezioni europee, ma ha perso la battaglia delle istituzioni europee, perché quello che diceva in campagna elettorale era falso, perché non ci sono i numeri senza i socialisti. Quindi lei dice, ma perché i socialisti non staccano la Meloni dal resto dei conservatori? Vedendo quello che sta accadendo in Polonia potrebbe accadere. Ma potrebbe accadere come ennesimo piuttosto che mandarla su una ventina da cui poi crea magari molti più problemi, è meglio metterla nella partita. Questa nostra visione per cui la Meloni è il centro del mondo in Europa è molto provinciale, se mi permette, nel senso che tutti vogliono la Meloni dentro per tanti motivi, è il capo di Stato, il capo di governo di un paese, c'ha tanti parlamentari, c'ha i parlamentari, c'ha 24 parlamentari su 720, sono importanti, perché ha 26, credo, una cosa del genere. È importantissimo che la Meloni stia dentro, ma è più importante per lei che per l'Europa, perché gli altri hanno i voti anche senza la Meloni. Cioè, non so come dirle, gli altri ce la fanno lo stesso. Questo bisogna vedere però, Renzi, perché può darsi pure che al giorno in cui si vota, il 18 luglio, mi pare, al Parlamento Europeo, poi bene, qualche allora, voto manca. In quel caso si sta a vedere se riparte da capo, ma per come stanno le cose ad oggi, è la Meloni a cui, è la Meloni quella a cui stanno dicendo dai Giorgia vieni con noi, e lei con fare altezzoso ha detto io con voi non vengo. Bene, ma se non hai i numeri poi non puoi fare quello che vuoi. Scusi, dice che non risponde alle telefonate da un paio di giorni dei capi di Stato socialisti. Ma no, ora pare che abbia parlato, gli sarà passato, però quello che stiamo tenendo è che una cosa è fare il capo del governo, una cosa è fare le pizze. Non so se mi spiego. Ci dobbiamo però fermare, Renzi, grazie. E quindi noi diamo un bocca al lupo alla Presidente che riesca a ottenere un buon risultato, ma se non ce l'ha fatta fino ad oggi non è un problema dell'Italia, è un problema della mancanza di leadership della Meloni. Grazie Matteo Renzi, grazie a senatore, buonasera, buon lavoro.